Lungo la via Emilia, nella piazza a lui dedicata, incontriamo la statua di un personaggio con un libro in mano. È Lodovico Antonio Muratori, nato nel 1672 e morto nel 1750. Fu uno storico e letterato modenese, bibliotecario del duca Rinaldo I d'Este e parroco della chiesa di Santa Maria della Pomposa dal 1716 fino alla morte. La chiesa della Pomposa è una delle più antiche della città. È chiamata così perché dipendeva dall'abbazia di Pomposa nel Delta Padano, un tempo nella diocesi di Comacchio. Quando gli venne affidata, Muratori ne curò la ricostruzione ampliandola, insieme alla casa annessa dove andò ad abitare. La chiesa fu soppressa nel 1774 e successivamente affidata alla Confraternita di San Sebastiano. Grazie alla confraternita la chiesa venne restaurata e riaperta al culto nel 1814. L'interno è a navata unica e pianta rettangolare. Vi sono conservate tele di Bernardino Cervi con episodi della vita di San Sebastiano e una pala d'altare che raffigura la Madonna in trono coi santi Sebastiano, Rocco e Geminiano, realizzata da Jean Boulanger, da un originale del Correggio, oltre a opere d'arte e bellissime scagliole che ornano gli altari. Qui si trova anche la tomba del Muratori, realizzata dallo scultore Lodovico Pogliaghi nel 1931. Costeggiando la fiancata a sud della chiesa, si raggiunge via Pomposa, dove è l'ingresso alla casa del Muratori. Si sale una piccola scala e si arriva al primo piano. Qui è allestito il Museo Muratoriano. Come se il tempo si fosse fermato, troviamo oggetti della sua vita quotidiana. Sono presenti documenti autografi e oggetti personali, come il bastone, il calamaio, la scrivania e la sua poltrona di bibliotecario, l'orologio a muro e un prezioso crocifisso, l'inginocchiatoio, il fonte battesimale e diversi ritratti. Le stanze del nostro illustre ospite sono pronte per accogliere chi ha desiderio di tuffarsi in un angolo di passato ancora intatto e vivo. Thank you.